Good morning, how are you? Bene, da tanto tempo che non ci sentiamo, purtroppo causa questa malefica pandemia che speriamo che passi in fretta, però voglio tornare così come torneremo tutti presto a riabbracciarci e io a rifare le ricette, quindi a deliziarvi di alcune pietanze della nostra stupenda nazione. Bene, oggi gradirei fare proprio in onore del Veneto, della regione Veneto, per la quale mi pregio e mi onoro di esserci vissuto per circa 15 anni, delle ricette venete con il principe della verdura, chiamiamola così, comunque dei germogli, perché è un germoglio di questo periodo, che è l'asparago bianco di Bassano, DOP o DOP, come si voglia dire. Quindi oggi andremo a realizzare un pasto completo di tipicità di questo prodotto tipico DOP della provincia di Vicenza. Questo è l'asparago bianco di Bassano DOP. Come vedete è un germoglio molto delicato, finissimo. Guardate il fiore com'è bello, stretto, molto bello, molto delicato. E si fanno veramente dei piatti straordinari. E oggi realizzeremo un risotto all'asparago bianco di Bassano, DOP, e i classici asparagi bianchi con le uova, cosiddetto alla veneta. Ecco, gli ingredienti sono questi. Il principe è questo, l'asparago bianco DOP di Bassano, a cui voglio dedicare un attimo, un inciso, a questa cooperativa che si chiama San Zeno, Cooperativa San Zeno di Cassola, provincia di Vicenza, il cui presidente è un mio grande amico che saluto, Claudio. Ciao Claudio, il presidente che mi ha praticamente deliziato di farmi arrivare in Corriere Rapido Espresso questa meraviglia d'Italia. Ecco a noi. Quindi il principe l'asparago bianco di Bassano. Altro principe per il primo è il risotto, il riso Carnaroli. Io utilizzo un Carnaroli che è molto tenace, un riso che resiste anche alla cottura molto bene, quindi non scuoce facilmente, ma si può utilizzare come da buon veneto, e come dico ai veneti, un buon vialone nano del tipico della zona del Veronese, del Basso Veronese. Poi burro, abbiamo il burro, il sale, la cipolla, l'olio extravergine di oliva e il prezzemolo che andremo a mettere sopra poi al risotto per sparare anche sopra le uova. Bene, iniziamo con la prima ricetta che è quella per il risotto, è preparato per il risotto che però serve anche poi per fare gli asparagi alla veneta con le uova. Quindi iniziamo con aprire il nostro mazzetto, qui è stato legato con un venco o cosiddetto stroppa, come la chiamano i veneti, la stroppa. Ecco qui, togliamo la stroppa, quindi molto caratteristico. Vedete che tecnica di legatura della stroppa. Ecco qui. E il nostro mazzetto è aperto. Bene, adesso i nostri asparagi andiamo a togliere la parte finale dell'asparago, che è leggermente più dura, anche se l'asparago bianco di Bassano si mangia all'intero, quindi è buono comunque. Ecco qua. E le andiamo, vedete, track, così. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro, prendiamo il nostro asparago, lo prendiamo dalla parte più tenera che è la punta, la parte più tenera, e andiamo a pelarlo, ok? Così. Andiamo a togliere la parte esterna, in questa maniera, come vedete. Sì, vedete? Come si fa con una carota. Quindi togliamo la parte fibrosa, filamentosa, che rimane di solito incastrata tra i denti. Okay. Lo passiamo tutto e
E così lo facciamo per tutti gli altri. Ecco qua. Ecco, come vedete, il nostro asparago è bello pulito. Indubbiamente la punta non va tolta, la parte fibrosa, perché è tenera di per sé, quindi non c'è bisogno. La parte fibrosa è che partiamo dall'inizio della punta, andiamo giù e togliamo tutta la fibra. Ecco qua, esterno. Il nostro asparago è pronto, è pulito, ok? Dopodiché andiamo a tagliarlo a rondelle. Tagliamo i nostri asparagi a rondelle, così. Questo è per fare il risotto. Lasciando la punta che poi andremo a inserire durante la cottura, le ultime fasi della cottura del risotto, perché in 4 minuti questa punta si cuoce, altrimenti si disferebbe nel risotto. Quindi così, in modo tale che questa punta verrà cucinata in 4 minuti e resterà integra e serve poi per fare la guarnizione sul piatto, quindi serve da decoro, serve per decorare e sentire proprio la croccantezza, oserei dire, di questo meraviglioso germoglio, che è veramente una cosa fantastica. Bene, passiamo al nostro risotto. Allora, all'interno di una teglia adeguata in base alle porzioni che dobbiamo fare, andiamo a preparare il nostro risotto, il nostro soffritto. Ok, olio extravergine, questo chilometri zero del mio campo, quindi proveniente, è un mix Abruzzo e Veneto, quindi questo è il mio olio extravergine d'oliva del mio Abruzzo. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, generoso sarei dire, mettiamo un altro pochino, ecco qua, bene. Adesso attendiamo che copriamo, scaldi un pochino. Intanto, come vedete, il nostro brodo di parte finale di asparago si prepara, che poi viene aggiunto al risotto, quindi nella cottura del risotto. Andiamo ad aggiungere la nostra cipolla che abbiamo finemente tritata. Io ho messo una cipolla, ecco qui, l'abbiamo finemente tagliata e l'andiamo ad aggiungere nel nostro soffritto. Ah, che profumo! Mettiamo un goccino del nostro brodo, perché comunque fa sì che la cipolla non bruci, e continuiamo a far appassire la nostra cipolla. Bene, ecco, come vedete, il nostro cipolla si è appassita. Andiamo ad aggiungere l'asparago, la parte centrale dell'asparago che abbiamo tritato e abbiamo tagliato a cubetti. Ok, ecco qua. Adesso facciamo un pochino cucinare, mettendo anche un pochino di brodo, così, e lo lasciamo andare. Copriamo e facciamo cucinare. Ecco, mentre loro, gli asparagi, cucinano, il sugo si prepara, io mi preparo per il riso. Come ho detto, utilizzerò un Carnaroli, un riso molto, molto buono, tra i migliori risi italiani. Prendiamo il nostro riso, lo versiamo così in uno scolapasta e poi andiamo a sciacquare, a togliere tutto l'amido, in modo tale il riso resta molto più croccante. Vai. Bene, il nostro riso è ben stato sciacquato, lo adagiamo qui e aspettiamo in attesa di metterlo in cottura. Vedete come va? La cottura sta avanzando piano piano, lasciamo cucinare un altro pochino. Deve fare praticamente, non dico mezza cottura, ma un quarto di cottura, poiché poi continuerà la cottura con il riso. Bene, ora vedete che il nostro asparago sta cuocendo, si è ben asciugato dal brodo che abbiamo messo di cottura. Andiamo a inserire il nostro risotto
in modo da fargli fare una tostatura. Bene, sfumiamo con del vino bianco, ok. Aumentiamo. Guardate che colore. Oh, che meraviglia. Meraviglia. Mettiamo ancora altro brodo. Adesso lasciamo cucinare, ecco qua, lasciamo cucinare il riso insieme all'asparago per circa 15 minuti. Bene, ora manca poco al termine della cottura, circa 4 minuti. Andiamo ad aggiungere le nostre punte di asparago, che così non si sfaldano e restano integre all'interno del nostro risotto. Bene, per dare del sapore al nostro risotto, andiamo ad aggiungere per ora una bella manciata di parmigiano. Ecco qui. Bene, il nostro risotto è cotto. Andiamo a mantecarlo, togliamo dal fuoco e andiamo a mantecarlo. Aggiungiamo un pochino, come dico, anche se Monica mi ha detto no, il burro no, io un po' di burro ce lo metto, perché comunque questo è un burro di alpeggio, di alta quota, ecco qua, il suo pezzettino di burro per me è una marcia in più. Poi, come dice Monica, parmigiano, il re della pianura padana, può essere un parmigiano reggiano o un grana padano, quindi non ci sono problemi. Ecco qui, mettiamo tutto insieme e poi facciamo, provvediamo la nostra mantecatura. Ecco qua. Ora impiattiamo il nostro risotto, le punte che avevamo messo in cottura in ritardo, che sono rimaste integre, come vedete. Bene, è vero che il piatto è il principe del Veneto, un piatto principe della cucina veneta, ma io comunque le mie radici sono sempre abruzzese, quindi un'altra angaciatella di parmigiano io ce l'ho, ecco qua, è un'angaciata, ecco qua, quanto basta, un non nulla. Ok, il piatto è pronto. Bene, assaggiamo questo piatto. Delizioso, molto, oserei dire, vellutato, è veramente un tripudio di sapori, ma veramente eccezionale, veramente squisito. Per concludere, abbinerei a questo piatto veneto un altro principe dei vini veneti, il prosecco. Un prosecco di Valdobbiadene, della zona di Cartizze, del mio amico Walter Agostinetto, che saluto. Ciao Walter, ciao. Preparati che ho finito il prosecco, quindi preparati a imbottigliare il prosecco. Grande prosecco della cantina Riva Livei, del mio amico Walter Agostinetto. Buon appetito a tutti!